Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale YouTube. Allora, questa prima lezione è di introduzione al corso, a questa playlist che andrò a creare. Praticamente è un corso base di Excel, quindi a chi è rivolto? È rivolto a chiunque non abbia mai utilizzato Excel in vita sua. Ma non solo, se un po' lo conoscete, si vedranno un po' gli aspetti di come funziona lo strumento base, quindi proprio l'Excel tradizionale che tutti siamo abituati a conoscere. Andiamo a vedere un po' che cosa tratteremo all'interno di questo corso, così capirete anche cosa andremo ad imparare. Allora, nella prima parte si farà un giro tra i vari menu che ci sono qua su e praticamente vi spiegherò come funzionano e faremo un giro anche sulla parte del menu file, ok, dove ci sono dei pulsanti, cioè ad esempio andando su altro ci sono anche delle opzioni e si capirà un po' tutta l'interfaccia di lavoro, come funziona, quindi il nostro software, dove trovo le informazioni, come lo utilizzo, come lo configuro. Questa parte qua andremo a studiarla nella prima parte, quindi analizzeremo anche ad esempio la griglia di lavoro, capiremo che cosa sono tutte queste cose qua, così avremo una base di partenza. Poi partiremo con la seconda parte, entreremo subito nel vivo, iniziamo subito a fare degli esercizi e in questi esercizi andremo a studiare alcune formule, le formule che tendenzialmente si utilizzano per la maggiore all'interno di Excel, quindi partiremo con delle formule matematiche, impareremo a fare delle somme, delle moltiplicazioni e così via. Poi impareremo a fare delle funzioni di testo, quindi estrarremo delle porzioni di testo da una cella, piuttosto che concateneremo dei risultati, ad esempio quello che c'è sul valore 1 c'è sul valore 2, poi impareremo a concatenarlo e così via. Poi vedremo le funzioni logiche, quindi per fare AND, OR e così via. Vedremo le funzioni di ricerca, le funzioni complesse come il se, if, then, quindi se si verifica un'azione riporta un risultato piuttosto che se non si verifica riporta in un altro, il somma se, che è la somma condizionale, diciamo che anche qui segue un criterio, e così via. Poi finiremo praticamente con le funzioni di data ora, anche qua andremo a vedere quelle principali e capiremo come funzionano, per poi passare a vedere i valori assoluti, che cosa sono e perché sono importanti da utilizzare all'interno delle formule. Poi andremo a vedere appunto le formule che puntano a fogli differenti, quindi non solo possiamo creare formule sul nostro foglio di lavoro, ma potremo anche puntarle su altri fogli piuttosto che anche su altri file, quindi capiremo come funziona e come si gestiscono questo tipo di formule. Poi andremo a vedere le formule condizionali, quindi a seconda di quello che compare in una formula, magari si colora in un modo differente o compaiono cose differenti, e appunto si capirà come funziona tutta questa parte qua delle condizionali. Infine, su questa parte qua andremo ad utilizzare le definizioni. Questa è una cosa un po' avanzata, ma ve la faccio vedere perché è veramente potente e è una delle cose più importanti secondo me da conoscere in Excel, perché vi permettono di fare cose veramente veramente interessanti e anche dinamiche. Quindi questa è una cosa da parte avanzata, ma diciamo che qui si parte proprio dal base, no? Il mio principio è sempre partire un po' dal base e approfondire sempre un po' di più il corso, in modo che con un singolo corso partite veramente dal base e arrivate alla parte avanzata. Sulla terza parte del corso andremo a vedere come si creano le tabelle, che cosa sono le tabelle, gli elenchi, vedremo le tabelle pivot, come si configurano, come si costruiscono, come funzionano le loro opzioni, vedremo tutta la parte di grafici, quindi anche qua sui grafici c'è un mondo infinito di cose, però impareremo a fare dei grafici standard, quelli base, capiremo come funzionano, come si configurano, come si cambiano le opzioni, capiremo anche cosa sono i grafici pivot, i grafici dinamici, cose qua, questi grafici sono sempre molto molto interessanti, e concluderemo questa parte creando anche un grafico a due assi, quindi piloteremo un grafico appunto non solo sulla X e la Y, ma avremo anche un'altra asse di controllo sulla destra, così avremo un overview appunto delle cose principali, degli oggetti che possiamo andare ad utilizzare all'interno di Excel. Poi passeremo alla quarta parte e andremo a imparare un po' a gestire la visualizzazione del nostro Excel, quindi cambiare
capiremo come cambiare le visualizzazioni per lavorare meglio. Ci sono dei tasti che permettono di semplificare la vista di quello che stiamo guardando, magari dobbiamo mettere a confronto delle cose. Attraverso alcuni tasti si può avere il dato sempre sotto mano e lavorare decisamente meglio che non avere questi tasti, insomma. Quindi vedremo la visualizzazione, poi vedremo anche come configurare il layout di pagina per stampare correttamente, perché su ogni foglio o in simultanea potremo andare a configurare un layout predefinito, in modo che quando noi andiamo a stampare viene stampato solo quello che ci serve, perché ovviamente se non andiamo a configurare potenzialmente, essendo che Excel, vedete qui, se andiamo a destra le colonne sono tantissime, se andiamo in giù arriviamo fino a un milione di record, potenzialmente se sbagliate potrebbe essere che magari andate a stampare 100 fogli e magari ne bastava uno solo. Quindi è sempre importante fare anche la configurazione del layout e magari mettere dei parametri che viene fuori, magari pagina di 1 di 1, pagina di 1 di 3, di 2 di 3 e così via, insomma, oppure il nome del file, eccetera. Si concluderà la parte di questo corso base di Excel con la quinta parte, ordinamenti e ricerche. Quindi qua capiremo che cosa è rimuovi, duplicati, come funziona, perché ci può venire in aiuto in certe casistiche. Impareremo a fare l'ordinamento di dati e impareremo anche a filtrarli, e poi impareremo a fare anche un raggruppamento delle colonne e delle righe, e capiremo anche come ricercare il testo all'interno del nostro foglio di lavoro piuttosto che ricercare una formula all'interno delle formule. Bene, io spero che questo corso possa essere utile a molti. Come sempre, se questa risorsa è stata di vostro gradimento, magari aiutatemi a far crescere il canale condividendo questo video nei vostri social, magari mettete anche un commento. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non siete iscritti premete il bottone rosso che è qua sotto, così appunto mi aiutereste sempre a far crescere il canale. Vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo nei prossimi video dove entreremo nel vivo del corso. Grazie a tutti per l'attenzione, a presto, ciao!